siamo carichi, vai, siamo in diretta, vai. Siamo belli carichi. Vai Ale. Dopo tutti ci abbiamo conosciuto con Sara, questa persona. Grande, grande capo. No, ma comunque, se lei è interessata. Parlando dell'est. Se quale sei interessato io. Sei vecchia, sei vecchia, ciccia. Io sono piano con il cammino di segnale, quindi mi piacerebbe poterlo avere un prova. Allora, rimando indietro questo video. Buongiorno, buon pomeriggio anzi. Questo video che stiamo trasmettendo riguarda, come tutti i video che trasmettiamo, la realtà degli allevamenti intensivi. Questo video si intitola che niente può essere una scelta personale ed è quello che diciamo noi. Tante persone spesso ci dicono che il fatto di continuare a mangiare carne e derivati animali è una scelta personale, la buttano su questa provocazione, su questa ragione, su questa motivazione. Noi rispondiamo che alla morte degli animali è collegato il fatto che loro innanzitutto non possono scegliere. Gli animali che vengono serviti a tavola non sono animali che vivono in natura, che hanno avuto la possibilità di scappare. Ci viene spesso fatto l'esempio del leone e della gazzella. La gazzella in natura può scappare, può correre. In un sacco di casi l'attacco del leone non va a buon fine e la preda scappa, è una lotta alla pari. In queste realtà, che sono gli allevamenti di ogni genere, l'animale è destinato dall'inizio della sua vita a essere macellato, non ha libertà, non ha possibilità di salvarsi. Quindi quando si parla di libertà di scelta, ricordiamoci che la nostra scelta in questo caso si basa, al contrario dei predatori, su un atto di prepotenza, perché una scrofa in gabbia, condannata a stare tutta la vita in gabbia senza potersi muovere, e questa è la realtà in cui vivono le scrofe, non ha nessuna possibilità di salvarsi. Vivono così per 4 anni, non si girano, non possono camminare, tecnicamente stanno ferme tutta la vita, che loro l'hanno scelto questo, o altrimenti è lo stesso concetto di predatore-preda, in cui la preda può scappare. Le gazzelle non sono tenute così in attesa che il leone le vada a mangiare. Il leone si fa un mazzo assurdo per rincorrere la gazzella e in tanti casi non ci riesce, perché quella è la natura, questa è tortura, schiavitù, privazione, non si può chiamare in altra maniera. Noi di notte, da 2 anni a questa parte, andiamo a fare investigazioni dentro gli allevamenti intensivi e io vi assicuro che come sono tenute le scrofe è una cosa che quando uno la vede si fa fatica a credere che nel 2019 l'umano, dotato di capacità di capire cos'è giusto e cos'è sbagliato, ancora porti avanti una roba del genere. Immaginatevi il caldo, il freddo e questi animali che stanno continuamente così, senza potersi muovere. Cosa fanno
i lavoratori degli allevamenti, molto spesso persone sottopagate, persone che vanno a lavorare in questi posti per veramente una manciata di euro, per farle mettere in piedi, perché chiaramente non muovendo le zampe questi animali rischiano di non alzarsi più, e se non si alzano più da terra non possono partorire. Le prendono a bastonate per farle alzare, bastonate sulla schiena, bastonate sul muso, e questi poveri animali si alzano e non possono camminare. Non so se voi vi ricordate, a luglio c'è stata una settimana di caldo assurdo qui a Milano. Immaginatevi loro fuori Milano, perché questi posti sono a 20 minuti da casa nostra, sono in Emilia Romagna, sono nel Bresciano, sono nel Bergamasco, ce li abbiamo qui, non sono in Cina, non sono in Giappone, non sono in Africa, non sono, come dicono gli allevatori, all'estero. Questi posti li riprendiamo noi. Dunque, questi animali, quando c'erano 40 gradi quest'estate, da qui non potevano uscire. E il maiale muore di caldo, di colpo di calore, può morire di colpo di calore in 2 minuti. Noi quando di notte andiamo a riprendere l'inferno che c'è in Italia, ogni notte troviamo animali morti in mezzo agli animali vivi, troviamo animali agonizzanti, troviamo maiali con l'intestino fuori, col prolasso del retto, e nessuno che ha la compiacenza, quantomeno, di fargli l'eutanasia. Perché? Perché l'eutanasia costa, e dal momento che questi sono considerati semplicemente come future bistecche, non ne vale la pena di investire dei soldi, dare dei soldi a un veterinario per un animale che non potrà essere macellato. Rendiamoci conto. Io mi ricordo da bambina, quando si vedevano i film delle realtà tipo dei cowboy, che vabbè, anche lì sono dei falsi storici perché è andato un po' diversamente la popolazione nativa americana e quelli che li hanno invasi. Comunque, quando il cavallo si azzoppava, non potevano curarlo, avevano la compiacenza di fargli l'eutanasia tramite un colpo di pistola in testa, che è già atroce. In questi posti, negli allevamenti intensivi, li lasciano morire di stenti. L'odore. Arrivate vicino a questi capannoni e sentite un odore irrespirabile. Aprite la porta, la prima cosa che fate è chiudere gli occhi, perché c'è talmente tanto forte e acre l'odore di ammoniaca, dovuto al fatto che quando sono all'ingrasso non vengono puliti. Vengono, guardate, ecco, adesso si vede bene qua, in questi settori dove sono tenuti all'ingrasso, nei reparti dove sono più grossi, per terra c'è uno strato di feci e urine alte così, perché non vengono pulite fino a quando non vengono mandati al mattatoio. Una volta che vengono mandati al mattatoio, subentra e deve subentrare l'altro gruppo, a quel punto vengono puliti. Prima no, perché vengono tenuti nelle porcilaie, no? Considerati posti sporchi, i maiali vengono considerati sporchi. E un'altra cosa che magari è interessante da sapere, il maiale di natura, al contrario del cane, lei è il cane che vive con me, quindi non ce l'ho coi cani, però per capire l'etologia dell'animale, il cane è un animale che si rotola nelle feci, che si rotola nel vomito, nelle urine, perché etologicamente ha bisogno di mescolare i propri odori con quelli degli altri. I maiali no. I maiali sono animali tecnicamente, etologicamente puliti. Se voi andate nelle oasi, per esempio vicino a Reggio Emilia, c'è un'oasi che si chiama Oasi di Nina, dal nome del primo maiale che è stato adottato in questa oasi. Nel giaciglio dove dorme non c'è una pipì, non c'è una cacca. Quando devono fare i loro bisogni si alzano, escono, vanno nel posto deputato che decidono loro a scaricarsi, fanno e tornano a dormire, esattamente come noi, che quando ci scappa la pipì di notte ci alziamo, andiamo al bagno e dopodiché torniamo a letto. Immaginatevi a livello psicologico questi poveri animali essere costretti a stare nelle feci e nelle urine
fino a quando non vengono sgozzati. Anche solo quello è una tortura, è una tortura. Immaginiamoci noi, ci chiudessero in una stanza e ci lasciassero lì 3 mesi con le mangiatoie. Nelle mangiatoie chiaramente potete trovare tutto, nel senso che questi animali, gli allevatori decidono quando devono mangiare. Quindi abbiamo anche notato, visto, che l'acqua di notte non gli viene nemmeno somministrata, viene somministrata tot ore al giorno, sia l'acqua che l'alimentazione. Quindi in quelle che sono le mangiatoie, questi animali durante la notte defecano perché non c'è cibo, e il giorno dopo vengono riempite queste mangiatoie di cibo e tecnicamente... loro mangiano un misto di cibo, feci e urine. Questo è. Ecco, vabbè, in questo video invece vedete il momento in cui vengono macellati. Io quando sono diventata prima vegetariana e poi vegana, già da bambina avevo delle forti perplessità sulla carne. E da piccola mi ricordo che avevo chiesto a mia mamma se ci fossero al mondo delle persone che non mangiavano carne. E lei mi aveva detto, sì, ci sono i vegetariani. E io le avevo detto, da grande diventerò vegetariana, poi lo sono diventata, poi sono diventata vegana. Comunque, nel momento in cui sono diventata vegetariana, la cosa che mi ha lasciato scioccata, avevo trovato in rete un elenco delle operazioni che avvengono in un mattatoio, ok? Non c'è da nessuna parte il termine uccisione, c'è l'arrivo della merce. Dopodiché c'è lo stordimento e dopodiché c'è il dissanguamento. Cosa significa? Che il cuore di questi animali deve battere. Non vengono uccisi con un colpo di pistola in testa, non vengono uccisi con la corrente elettrica, vengono uccisi esattamente come i nostri genitori, i nostri nonni si ricordano in Abruzzo, nelle campagne, che attorno a novembre, dicembre bisogna tapparsi le orecchie perché si sente il maiale che urla perché lo sgozzano. Questo succede sia per i maiali che per i bovini in ogni mattatoio, perché la morte avviene per sgozzamento e le regole del mattatoio prevedono di tenere la corrente elettrica, che è quella che dà la scossa. Per i maiali c'è una pinza attorno alle tempie che gli dà una scossa elettrica in modo che il maiale rimanga tramortito per qualche minuto per poterlo appendere ai ganci. Per quello che riguarda il voltaggio della scossa elettrica, stanno bene attenti a tenerlo basso. Uno, per risparmiare in energia elettrica. Due, per stare attenti a non ammazzare l'animale, perché ripeto, il cuore, il sangue deve uscire tramite le arterie pulsanti collegate al cuore. Si deve svuotare in fretta l'animale del sangue. Se fosse morto non si svuoterebbe così in fretta, e il processo di decomposizione, che inizia 4 minuti dopo la morte di ogni animale, per noi sarebbe ancora più nocivo. Questo è il motivo per cui non ve lo dicono, ma dappertutto gli animali muoiono per sgozzamento. Ex operai di mattatoi, ex macellai, gente che ha lavorato in questo settore e cambia, racconta di bovini che si alzano in piedi dopo che li hanno storditi. Com'è lo stordimento per i bovini? È la pistola proiettile cattivo, per quello che vi dicono che gli sparano in testa e li ammazzano così, ma non è così. È una pistola che dentro ha un'asta di ferro appuntita. Di conseguenza questa buca il cranio del bovino, lo va a... come dire, come se vi arrivasse una bastonata in testa. Quindi tecnicamente il bovino non muore, può avere danni neurologici, può in certi casi non reggersi più in piedi, ma è cosciente e sente il dolore. Può essere paralizzato addirittura, se va a ledere determinati centri nervosi a livello neurologico, chiaramente, però la sensibilità, il sentire il dolore è tutta un'altra cosa. Quindi questi animali, anche se non si muovono più, sentono. In alcuni casi addirittura si rialzano in piedi. C'è una donna
che ha lavorato, lo trovate su internet, se cercate testimonianza di donna che ha lavorato in un mattatoio in America, questa donna racconta, ma io ho conoscenti che l'hanno fatto in Italia ed è uguale, perché la macellazione avviene così, a livello quasi mondiale, e racconta di queste mucche, sette, lei era una persona che aveva degli amici vegani. Lei, come spesso avviene, li prendeva anche in giro, diceva che erano esagerati, che gli animali sono fatti per essere macellati e via. Non lavorava da parecchio tempo, le hanno offerto un lavoro in un mattatoio. Lei si è fatta coraggio, perché comunque non era contenta, è andata. È durata una notte, ha visto macellare sette mucche, ha visto tutte e sette le mucche che dopo il colpo di pistola a proiettile cattivo cercavano di rialzarsi in piedi. Dopodiché ha visto che li hanno issati, come vedete qui, con dei ganci alle zampe posteriori, e di conseguenza gli hanno tagliato la gola, e dopodiché il muggito si è sempre più affievolito fino a morire. La morte di questi animali è atroce, avviene nel peggiore dei modi, avviene per sgozzamento. E prima della morte c'è il corridoio in cui sono messi uno dietro all'altro. E anche questa è una cosa allucinante. Pensate, già fanno una vita in cui non vedono sole, in cui non mangiano quello che dovrebbero mangiare, in cui vengono separati dai figli. Alla fine della vita arriva un camion che li carica, dopodiché vengono pungolati elettricamente, presi a bastonate, per andare a mettersi in fila in un corridoio in cui l'ultimo della fila vede l'esecuzione di quello davanti. Io, quando anche ho saputo questo dettaglio, mi è sembrato totalmente inumano. Come ci si può permettere di schiavizzare degli individui che hanno dei sentimenti? Come ci si può permettere di mutilarli? Perché quello che avviene a tutti questi animali, subiscono delle mutilazioni. E come ci si può permettere, alla fine di questa vita assurda che fanno, di metterli in fila e di fargli vedere quello che gli succederà qualche minuto dopo? Siamo andati in questi giorni a fare delle foto, ci sarà una mostra a Roma di foto che abbiamo fatto in un ex mattatoio, in un'ex azienda agricola. Questa qua era strutturata in questa maniera addirittura, c'era il reparto bovini, di fianco c'era la stanzetta in cui li macellano, perché avviene anche questo. E allora immaginiamoci noi, facciamo finta di essere loro, perché quando si tratta di immedesimarci in un cane ci riesce bene, quindi per una volta proviamo ad immedesimarci in una mucca. Noi siamo in un capannone, ogni tanto una delle nostre amiche, una delle altre mucche che vive con noi in quella stanza, viene portata di fianco, la sentiamo che urla, che grida, sentiamo l'odore del sangue e dopodiché non torna più. Questo è quello che subiscono gli animali tutti i giorni, e questo personalmente è il motivo per cui io e le persone che sono presenti con me abbiamo deciso di smetterla di dare soldi a questo mercato. Perché spesso si pensa che la singola persona non possa fare niente, quando il singolo ha una forza e una possibilità incredibile di dire alle altre persone come stanno le cose nel mondo. Sta bruciando la Siberia, sta bruciando la foresta amazzonica, ci sono un sacco di incendi in Africa. Chi è alle spalle di tutto questo? La zootecnia. Perché sapete cosa finisce al posto? Adesso vi mostro un filmato per quello che riguarda i maiali. La zootecnia, al posto di queste foreste vergini, prendiamo la foresta amazzonica, cosa ci va? Perché la incendiano? Ci mettono i cereali e le monoculture che devono dare da mangiare a questi poveri innocenti che dopo sei mesi vengono sgozzati. E in tutto questo alla fine si muore noi. È abbastanza chiaro.
se si guarda quello che succede nel mondo, che se andiamo avanti così ne abbiamo più per poco. Nel 2019, a luglio, sei mesi prima circa della fine dell'anno, abbiamo esaurito le nostre risorse per l'anno. D'estate cos'è successo? Hanno massacrato la foresta vergine, la Siberia, l'Africa. Quest'estate è stata una roba allucinante, con presidenti che dicono ai contadini di armarsi e di sparare a quelli che vengono considerati ribelli perché difendono la loro foresta. In Amazzonia, in Africa, ci sono delle popolazioni indigene che vivono tra gli alberi, non danno fastidio a nessuno, non inquinano, non fanno guerre con il resto del mondo, ma vengono sbattute via da casa loro perché la zootecnia deve mandare a morire degli innocenti per fare soldi sporchi di sangue. È veramente così. Le notizie le potete trovare tranquillamente in rete, ci sono scienziati, la FAO, associazioni che si occupano della fame nel mondo che parlano di tutto questo. È collegato, siamo andati avanti secoli a massacrare gli animali, abbiamo iniziato con la rivoluzione industriale a massacrare il pianeta, adesso ci sta tornando tutto indietro. Senza l'Amazzonia si muore tutti, senza alberi si muore tutti. Non solo i maiali, non solo le mucche, noi, i nostri figli, forse noi no, ma sicuramente i nostri figli. Come si fa a smettere di far bruciare la foresta vergine? Non bisogna più mangiare carne derivati animali, perché viene abbattuta per fare spazio ai cereali, alla soia, che finiscono nella bocca di questi poveri animali. È veramente così. Io ho iniziato a fare attivismo perché ho sempre avuto un trasporto per gli animali. Poi ho capito tutto il resto e mi sono resa conto che è un cerchio che si chiude, è veramente tutto collegato. Facciamo morire di fame le persone in Africa perché vogliamo mangiare la bistecca per mantenere questi animali. Sapete che se tutte le persone si andassero a mangiare un'alimentazione vegetale, il 70% in meno delle terre dovrebbero essere destinate alle coltivazioni. Cosa significa? Che nel giro di decine di anni, perché comunque questo è il tempo che ci vuole, ricrescerebbero gli alberi, ok? Ci sarebbero di nuovo, ci sarebbe il verde, la gente respirerebbe aria e non veleno. Questo succederebbe smettendo di mangiare la carne. E perché no? Pensiamo anche a loro, che sono nati con la voglia di vivere, basta. Non sono nati con la voglia di un lavoro prestigioso, non sono nati con la voglia della bella macchina, non sono nati con la voglia di rompere le scatole a qualcuno, sono di vivere. E noi tacitamente li priviamo di questa cosa veramente di base. Ed è tutto collegato, pensiamoci. La gente muore di fame perché loro devono essere mandati al mattatoio. Un bovino, questo è l'indice di conversione, un bovino per arrivare al peso di macellazione, un manzo, 600 kg viene macellato, per arrivare a 600 kg mangia circa 5.000 kg di mangime, ok? Di questi 600 kg, per cui ha dovuto mangiare 5.000 kg di mangime, solo 300 sono destinabili all'alimentazione, ecco. Quindi tecnicamente 2.500 kg di cereali e soia è come se fossero stati buttati nel gabinetto. Per 300 kg contro 5.000 kg che la gente avrebbe potuto mangiare? Questi sono dati scientifici allucinanti che in televisione non dicono. Perché? Perché le trasmissioni sono sponsorizzate da chi produce prosciutto, perché le trasmissioni sono sponsorizzate da chi produce latte, perché le trasmissioni sono sponsorizzate da quelli che fanno le uova. Perché non dicono la verità? Perché non possono mordere la mano del padrone, ma invece la leccano. È questo quello che succede in televisione. A parte pochi giornalisti degni di nota che hanno il coraggio di dire la verità, infatti durano poco perché vengono silurati, devono cambiare trasmissioni, devono riciclarsi, danno fastidio, ma sul serio, la verità è questa. Per la fetta di carne, e io pure la mangiavo, quindi non mi voglio mettere
sopra le parti, perché l'ho fatto anch'io, non sapevo niente, non mi raccontavano quello che succedeva agli animali, anzi me lo tenevano distante, però quando l'ho saputo e soprattutto quando ho analizzato la frase che io amo gli animali, ho deciso che chi amo lo proteggo, chi amo racconto la sua storia. Se amo qualcuno cerco di dire al mondo, guarda che lo stanno maltrattando. Se amo qualcuno non voglio dare soldi a chi li ammazza. Se amo qualcuno, se sono sconvolta che in Cina mangino i cani, alla stessa maniera sono sconvolta che in Italia e nel mondo succedano robe di questo genere, queste. Veramente, è una roba che... E poi pensiamo anche a un discorso. Il predatore vero, il cane... Se ha fame, il leone, se sente gridare e vede il sangue, inizia a salivare, si eccita. Uno squalo che è un predatore fiuta il sangue da chilometri di distanza. Noi, se qualcuno inizia a perdere il sangue dal naso, oddio, mi sento male, non posso guardare. Le scene dei mattatoi, no, non me le far vedere perché non dormo. Oh, se ce l'avessimo dentro questa cosa qua, di essere predatori, ci verrebbe appetito vedendo queste scene. L'uomo è un cacciatore adattato, ha iniziato a cacciare perché durante i periodi delle glaciazioni e di conseguenza della carestia sarebbe morto di fame. L'uomo che appartiene al regno animale, siamo animali umani, è estremamente adattabile al clima, alle condizioni atmosferiche, per quello siamo prolificati ovunque, perché siamo molto adattabili, ma dentro di noi sta cosa del godè, il sangue non ci fa venire appetito, ai lupi sì, ai leoni sì, alle tigri sì, agli squali sì, a noi no. E di conseguenza, se fossimo nati per questo, i produttori di carne avrebbero interesse a far vedere queste scene, perché se fossimo leoni, come molto spesso le persone si paragonano al leone parlando del leone della gazzella, ci verrebbe fame a vedere un bovino che grida, che perde sangue, ci verrebbe fame, e invece no, non ci viene. Ve lo dice un ex mangiatrice di carne, quindi non ho smesso di mangiare carne perché ha iniziato a farmi schifo, ma perché mi ha fatto schifo pensare che l'uomo ancora concepisca una roba del genere con sui balconi le bandiere della pace. La pace inizia dal piatto, veramente. Se si crede nella pace, non ci si può introdurre nel corpo qualcosa che deriva dalla violenza. Abbiamo salvato 2 vitelli quest'anno tramite i presidi che abbiamo fatto davanti al mattatoio in Alca. Abbiamo convinto queste persone, ci hanno ceduto, ci hanno regalato 2 vitelli. Si chiamano Achille e Zorz. Adesso sono attorno ai 5 mesi. Vi voglio raccontare un po' di loro. Quando li conosci, innanzitutto vedi che non sono carne, ma sono 2 individui con un carattere diverso. Achille è un frisone, bianco e nero. Si fa dare dei baci, si va a prendere il muso, si fa dare dei baci assurdi. L'altro a malapena si fa abbracciare, Zorz, che è un jersey, sono quelli marroni un pochettino più piccoli. Ma ti riconoscono. Sono stata via un mese, sono andata a trovarli a loro modo. Achille in maniera più dolce, perché ripeto, si fa pastrugnare. Le foto che ho con Achille c'è sempre lui con la lingua fuori vicino a me, mi lecca la faccia, eccetera. Anche l'altro, appena mi ha visto, è venuto a leccarmi le braccia. Ci riconoscono, ci amano nonostante tutto. Hanno bisogno di tutti noi. Io vi prego di andare a cercare su internet oasi vegane e almeno vedere lì, se non avete la possibilità di andarle a visitare, vedere lì i video di questi animali, le storie di questi animali, le persone che vivono questi animali e che vi raccontano. E vedrete che si abbatte la barriera tra cane maiale, cane bovino, cane pollo, cane gallina, ma soprattutto tra animale umano e altro animale. Vogliamo tutti vivere, non ci piace la violenza, ci fa piacere giocare con i nostri simili, ci fa piacere stare con la nostra famiglia, e anche questo è negato. Guardate, vi voglio fare vedere le scrofe, che è la cosa più brutta che ho vista negli allevamenti. La vita
che fanno in Italia, eh? Voi immaginatevi, allora qua ci saranno delle mamme, o comunque insomma, anche se non si è mamme, la donna c'ha questa cosa della protezione. La scrofa, oltre a essere costretta a stare qui dentro tutta la vita, non può stare coi propri cuccioli, perché tra lei e i cuccioli ci sono sempre le sbarre. E soprattutto, dopo tipo una settimana di svezzamento, i cuccioli vengono portati via e vengono messi all'ingrasso. È assurdo. I predatori non fanno così. Noi ci paragoniamo ai predatori, non fanno così. Ci sono delle. Ci sono già. È inutile cercare di fare proseliti nei vegani o vegani. Se non allora, si prima la. Hai ragione, posso darti del tu? Ok. Su questo hai assolutamente ragione, però è fondamentale anche informare la gente, perché tu queste cose le sai. Tante persone, come potevo essere io anni fa, non le sapevo nemmeno. Perché tante persone, quando c'è il servizio sul maltrattamento animale, girano canale perché non vogliono vedere scene di violenza. Quindi è importante anche il lavoro alla base in cui si parla. Ma sicuramente, però facciamo una petizione mondiale, annullare, chiudere. Ci sono le petizioni, ci sono le petizioni. Ci sono assolutamente le petizioni, ma noi vogliamo andare oltre. L'allevamento intensivo al momento, guardate, ecco, quello che vi stavo dicendo. Poi, e sono tutti così, tutti così. Andiamo. Il più del 90% della carne, scusa, avviene in questa, viene allevata in questa maniera. L'allevamento intensivo è aberrante e non sostenibile. L'allevamento estensivo è ancora meno sostenibile. Perché, se fate una stima, se l'America convertisse tutti i suoi allevamenti a pascolo, quindi allevamento estensivo, tutto il resto del pianeta dovrebbe essere destinato agli animali. È ancora meno sostenibile l'allevamento estensivo e gli animali non si mangia più carne. Non ne abbiamo bisogno. Io sono d'accordo con te che per prima cosa continuano a fare figli, a crescere, comunque si deve anche e dare loro la terra. Non ci sarebbero tutti questi animali, vengono ingravidati a forza per essere prodotti. In Italia il bovino non esiste, il maiale al mondo non esiste, ci sono i cinghiali, i loro antenati, cioè i loro cugini, in realtà il maiale si ibrida col cinghiale, nel giro di due generazioni tornano i cinghiali. Il bovino invece in Italia addirittura non esiste, è un animale importato che qui non esiste. Un'altra obiezione che ci fanno è ma non esisterebbero più, ma esisterebbero i loro cugini selvatici, gli animali che sono in Asia. Io non credo che una mucca sia contenta che sgozzino suo figlio e poi quell'altro e idem le scrofe. Io non sarei contenta di vivere in un allevamento, io non vorrei che mio figlio venisse tritato vivo come succede ai pulcini maschi. Il punto, siamo arrivati al punto che bisogna darci un taglio netto. E tra l'altro se ci sono invasioni da parte di cinghiali, di erbivori, eccetera, è perché soprattutto in Italia scarseggia un decente numero di lupi, di orsi. Esatto. Che appena hanno introdotto a Yellowstone un buon quantitativo di lupi nei parchi, nelle riserve, hanno ristabilito l'ecosistema. A volte la mancanza di predatori è un grande. La gente si deve informare, le televisioni, quello che si potrebbe fare, le persone dovrebbero esigere dalla televisione che fa informazione di Stato un'informazione corretta, questo è quanto. Brava, grazie, ciao. E niente, questo è quello che è la vita dei maiali e quello che stavo dicendo della scrofa. La scrofa non può tecnicamente stare con suo figlio. Quindi a fronte di tutti i discorsi, a fronte del cambiamento climatico, della Siberia che brucia, dell'Amazzonia che brucia, dell'Africa che brucia, della gente che muore di fame dappertutto, ci sono comunque anche loro che soffrono e vorrebbero vivere. È tutto collegato.
ripeto, io ho iniziato per compassione e amore nei confronti degli animali per una causa pacifica. Quando ci dicono che siamo violenti, no, noi vegani siamo un movimento pacifista, perché porca miseria, abbiamo smesso di mangiare la carne per una questione di pace, perché ripeto, io e anche il mio amico Vito non abbiamo sicuramente smesso di mangiare la carne perché non ci piaceva più, abbiamo smesso di mangiare la carne perché non tolleriamo la violenza in ogni forma, contro le donne, contro i bambini, contro gli anziani, contro chi fa scelte sessuali differente dalla media. E viva la libertà, per tutti però, non solo per chi comanda, non solo per chi si è messo in cima alla piramide sociale, veramente per tutti, perché una vera libertà parte dal basso. Il vero rispetto parte nel rispettare chi non si può difendere. Rispettare chi si teme è molto semplice, ma non è rispetto, è paura. È paura della punizione, è paura della prigione, è paura di non avere un posto di lavoro, è paura di non trovarsi bene. Iniziare a rispettare il pulcino, il maiale, il vitello, che non si può difendere, è vero rispetto. Come rispettare la donna oppressa, l'anziano chiuso nelle case di riposo che viene picchiato, è quello il vero rispetto. Il bambino che non si può difendere, da lì si vede la vera evoluzione. Quindi sul serio, per N motivi, se ci dà fastidio la classica cosa, io tutti gli anni quando c'è lo Yulin Festival arriva la gente del mio palazzo e mi dice che i cinesi sono cattivi perché mangiano i cani, a me sta cosa fa andare fuori di testa. Ne facciamo di tutti i colori noi in tutto il resto del mondo. Il punto è che dovremmo rispettare la vita, dovremmo rispettare la possibilità delle popolazioni indigene dell'Amazzonia di vivere in mezzo ai loro alberi invece di bruciarli. Dovremmo rispettare gli alberi che ci sono in Africa, gli alberi che ci sono in Siberia, chi vive in quei posti e c'ha la guerra in casa da secoli e secoli nel menefreghismo di tutti. È veramente per questo che noi parlo di questo gruppo, abbiamo fatto questa scelta per rispetto del più basso, per rispetto della base della piramide, perché se la base della piramide è fatta sulla violenza, fino alla fine sarà tutto fatto sulla violenza. E quando si abbatterà il muro tra uomo e altro animale, io e anche Vito e tutti noi siamo convinti che non ci saranno nemmeno più guerre tra uomini, perché se rispetti chi è completamente diverso da te, è chiaro che rispetterai anche una persona che la pensa in una maniera diversa da te. Quindi quando sentirete in televisione che i vegani sono terroristi, rompono le scatole, magari siamo un po' coloriti a volte, andiamo a fare i blitz, ci mettiamo addosso il sangue finto, ma lo facciamo per il benessere di tutti. Quest'anno, quest'estate ci sono stati incendi che hanno veramente decimato il polmone della terra. A luglio del 2019 abbiamo esaurito le risorse destinate all'uomo per quest'anno. La gente si massacra in giro per il mondo, per guerre, in modo che qualcuno possa sempre guadagnare sulle spalle di popolazioni più povere e meno considerate. È questo che avviene. Cosa? Tendenzialmente sì. Poi se andiamo a vedere anche i più grandi serial killer hanno iniziato con maltrattamenti su animali. Quindi veramente cerchiamo di partire dalla base per un mondo migliore. Vivi e lascia vivere, ci dicono. Molto spesso quelli che ci vogliono provocare, vivi e lascia vivere. Noi sì, noi viviamo e lasciamo vivere. Grazie. Vito. Vito. Ringraziamo gli attivisti oggi che sono qua, ringraziamo le persone che si sono fermate, perché ciò ci fa capire che c'è veramente un mondo migliore, c'è speranza. Io sono
piatto siciliano ero il peggiore di tutti, mangiavo tutti e non risparmiamo veramente nessuno. Io sono stato in Kenya, ho mangiato l'antilope, ho mangiato il coccodrillo, fossi stato in Cina avrei mangiato anche il cane perché mi sentivo proprio di sopra della catena alimentare. Poi ho cominciato veramente a conoscere questi animali e ho cominciato a interagire con loro e ho capito che è sbagliato, ciò che non faccio al mio cane non lo faccio a nessun'altra specie. Aspetta che alzo il volume, me lo tieni che parliamo, però oggi parliamo volume, di antispecismo. Che cos'è l'antispecismo? L'antispecismo è il rispetto di qualsiasi forma di specie. Se io capisco che cos'è una vita, è una vita, a prescindere che sia una zanzara, che sia un coniglio, e non la schiaccio perché è una vita, perché può essere cibo di un'altra specie, perché è tutto basato su un equilibrio. Come posso giudicare una persona diversa da me? Come posso giudicare una persona che ha un orientamento sessuale da me? Come posso giudicare una persona che ha un colore diverso da me? Perciò io chiedo alle persone oggi di informarvi che cos'è l'antispecismo. È il rispetto di qualsiasi forma di specie. E come diceva prima l'Alessandra, in effetti la pace inizia dal piatto. Questo qua è il prosciutto crudo. È un prodotto elite in Italia, noi entriamo dentro in questi posti, non invitati ovviamente dagli allevatori, entriamo in questi posti, vediamo maialini mutilati zanne, mutilati coda, mutilate palline, perché messi in spazi stretti, angusti, dove non si possono girare, dove non hanno ore di luce solare, dove c'è luce artificiale, tornano a un comportamento compulsivo e tornano al cannibalismo. Allora, per evitare che i capi muoiano e si infettano, gli allevatori preventivamente tirano via la coda e le zanne, appunto perché questi animali poi si infettano, e non solo, via anche le palline, perché la cascata ormonale andrà a intaccare il sapore di questa carne. Perciò pensiamoci, questi sono animali come il nostro cane. Lo dice stesso la parola anima, ali, portatore. Quando noi indossiamo anime, quando noi mangiamo anime, stiamo tirando fuori la parte più cattiva di noi. Noi abbiamo yin, yang, possiamo scegliere veramente chi essere, cosa comprare, non chi comprare. Ormai si sa, il cibo si coltiva, non si alleva. Oggi purtroppo il 51% del riscaldamento globale è dato dagli allevamenti intensivi. Se io vi cito tutte le macchine, se io vi cito tutta l'aviazione militare, non solo, i mezzi pubblici, arriviamo al 13%. Ci sono dati della FAO, dati dell'ONU, fa niente. Noi siamo qua oggi per informare le persone. L'allevamento intensivo solo di bovini, per le loro flautolenze, incide il 18% con la loro casca, con le loro flautolenze, perché una mucca non emana aria pulita, emana metano, e il metano è 20 volte impattante rispetto al monossido di carbonio. Oggi una mucca emana 700 litri di metano al giorno. Capite, come andare a farsi un giro con un SUV Milano-Como, andate e ritorno. Se io lo calcolo, questa mucca all'anno percorre 70.000 chilometri, è già il giro, una volta e mezza alla circonferenza della nostra terra, e noi ci fanno pagare l'aria C, l'aria Z, è giusto avere consapevolezza, ma la cosa più grave, oggi come oggi, è smettere di mangiare animali. Veramente, la lobby più potente al mondo oggi è la lobby della carne, la lobby del latte. Hanno il 70% delle risorse idriche del pianeta, hanno mezzo potabile, hanno vasti territori per poter coltivare queste monoculture. Hanno banche, hanno ditte farmaceutiche, hanno mezzi di comunicazione. Le ditte farmaceutiche, le stesse, lavorano per loro, creano gli ormoni per massimizzare la produzione, per velocizzare questo processo di macellazione. Crea gli antibiotici, perché sennò gli animali messi in questi posti si ammalano. Preventivamente gli allevatori danno antibiotici, questi antibiotici finiranno comunque nei terreni. Capite? Queste ditte farmaceutiche creano la semenza, che cos'è? È la soia e il mais che andrà a destinare a questi animali. E questa soia e questo mais sono vincolati a pesticidi, erbicidi, diserbanti. Questo è mangiare animali. Mentre io parlo con voi, un campo di calcio brucia ogni secondo nella foresta amazzonica, non per fare i mobili dell'IKEA,
non per fare i mobili di mondo convenienza, questo è per sfamare 70 miliardi di animali che vengono uccisi ogni anno. E qua mi voglio collegare alla fame nel mondo. Una mucca frisona oggi, la nostra mucca italiana, arriva a mangiare 64 kg di cereali. Io sono stato in Kenya e con 64 kg di cereali sfamo 300 persone. Io mediamente mangio 160 giorni con 64 kg di cereali. Questi cereali non arrivano nei paesi dove abbiamo costruito tutto, arrivano nei paesi in via di sviluppo. Quali sono? Brasile, Argentina, Sudafrica, Indonesia. Stiamo bruciando il pianeta con le posate. Se ci pensiamo, veramente un ciclo di vita che ci è stata donata, la stiamo distruggendo per un piacere gustativo, quando possiamo veramente vivere benissimo senza mangiare nessuno, senza indossare nessuno, senza usare nessuno, perché questo è un mondo migliore. Un mondo migliore dipende da noi. Vogliamo vedere la rivoluzione, ma la rivoluzione dipende dal singolo cittadino, dal singolo individuo. Quando si alza al mattino, come si sposta, cosa compra, cosa mangia. Noi entriamo in questi posti e non devo raccontare delle balle. Non siamo invitati dagli allevatori, rischiamo, ma è una cosa giusta, perché una cosa è legale, non è detto che sia morale. Le armi sono legali, ma sono immorali. Le donne una volta non votavano, era una tradizione, era un'abitudine, era legale, ma era immorale. Questo oggi siamo qua per far capire alla gente, perché una cosa è legale, non è morale. Le scrofe vivono 4 anni in una condizione catastrofica. Questa è la loro condizione, 4 anni in queste condizioni dove non si possono girare. Vivono con una gabbia cucita addosso per 4 anni, dove mangiano, dove bevono, dove fanno figli. Vivono in una gabbia con delle grate sotto. Il maiale, il suo muso deve brufolare, lui deve cercare radici, secondo voi, in un posto non idoneo, come fa a trovare radici? 4 anni della sua vita qua dentro. Noi quando entriamo in questi posti hanno le ulcere. Immaginate voi quando state, avete un'influenza e state a casa 3-4 giorni nella stessa posizione, non vi alzate, vi fa male. Provate a immaginare loro, 4 anni della loro vita così, senza mai vedere la luce del sole, solo luce artificiale, lampade alogene. Ma cosa c'è di umano? La bistecchina è buona, sì, ma noi dobbiamo diventare più buoni. Questi animali sono buoni quando interagiscono con noi, è che non li conosciamo. Un maialino ha la capacità intellettiva di un bambino di 3 anni. Davvero, io non li conoscevo. Un maialino è pulito. Quando devi fare i propri bisogni, esce dal proprio giaciglio e fa i bisogni. Io ho cani a casa, ne ho 3. E quando devono fare i bisogni, ogni tanto marcano la loro cuccia. Un maiale non lo farebbe mai. Adesso, a prescindere da chi è più intelligente o meno, provano emozioni. La parola stessa lo dice. Sono esseri senzienti perché hanno sensazioni, perché hanno dei sentimenti. E già che uno ha dei sentimenti, perché provocare del male a chi ha dei sentimenti? Dipende veramente da noi, perché non arriva il vegano a imporvi cosa mangiare o cosa non mangiare, non arriva il macellaio a darvi la bistecchina, siete voi che finanziate questo mercato. Oggi non viviamo più nelle caverne, non andiamo più in giro con la clava e la lancia, andiamo a comprare un prodotto al supermercato finito che si chiama carne, ma questa carne respirava, aveva un cuore, aveva degli occhi, proprio come il nostro cane, proprio come il nostro cane. Perciò veramente noi oggi siamo qua a non giudicare nessuno, a mettere quel semino di consapevolezza, quel punto interrogativo. Un popolo informato non può essere manipolato. Non ce lo dicono che una mucca fa il latte perché viene ingravidata. Una mucca non è che fa il latte perché è un ruminante e allora deve fare il latte. No, una mucca viene ingravidata e questo cucciolo, praticamente questa secrezione mammaria dovrebbe andare a questo cucciolo, invece no, a noi piace il formaggio, piace il latte, piace la mozzarella, certo è buona, però non fa bene né a noi né a questi cuccioli. Adesso vi faccio vedere, quando mi parlano di allevamenti etici estensivi, che cosa hanno costruito anche gli allevamenti etici estensivi. Applicano praticamente una museruola che si chiama cavetta antisucchio,
praticamente è un abominio. Questo cucciolo dovrebbe andare a accedere al latte della propria mamma e invece no, non può, perché viene applicata questa museruola. E adesso vi facciamo vedere quando ci dicono vabbè, ma l'allevamento estensivo. No, neanche l'allevamento estensivo. Abbiate pazienza. Un attimino. Vabbè, tanti succhi, ecco qua. Questo in Italia è legale, eh? Ritorno, perché è legale non è detto che sia morale. Praticamente questa museruola ha degli spuntoni e questi spuntoni, quando il cucciolo va a prendere il latte, ovviamente punge la mamma e la mamma sposta il cucciolo. Questo l'allevatore non ce lo dice, la pubblicità non ce lo dice. Noi oggi siamo qua a fare informazione, non siamo qua per giudicare nessuno, siamo qua per mettere, come vi dicevo, quel seme di consapevolezza, perché il mondo è di tutti, perché oggi bere latte e anche distruggere foreste amazzoniche, come dicevo prima, oggi una mucca mangia 64 kg di cereali, questi cereali arrivano dalla foresta amazzonica, arrivano dalla foresta pluviale, perciò noi non ci possiamo escludere da quello che succede dall'altra parte del mondo. Comunque faccio un appello alle mamme, latte è una secrezione mammaria e ogni specie ha la sua secrezione mammaria, perché portare via una secrezione mammaria di un'altra specie, se ci pensate? Non è nostro, quel latte lì è del cucciolo, è un cucciolo, è un bambino con una forma diversa, ma è sempre un bambino se ci pensiamo. Guardate i loro occhi, sono innocenti, sono puri, siamo noi. Ma ovvio, le mucche, se non c'è il vitello, non fanno il latte, non è un ruminante, allora fa il latte, la mucca deve essere ingravidata a forza. Poi verranno invece negli allevamenti sensibili, li chiudono dentro dei box. Questi box si chiamano box di contenimento, dove loro non si possono girare, dove loro hanno 20 ore di luce, dove loro mangiano polveri. Ma questi animali non vedono mai la terra, cosa c'è di naturale? Se dite che tutto è naturale, loro la terra non la vedono, loro vedono solo farina, soia, mais, a volte anche la macellazione ittica, la macellazione della pesca va a finire nel mangime degli animali, quando ci stupiamo della mucca pazza. Questo perché? Perché davano animali che mangiano vegetale, animali invece davano praticamente delle proteine animali, e qua si crea lo scompenso. Perciò siamo qua veramente a chiedere se è giusto, se è umano andare a rubare una secrezione mammaria di un'altra specie. Non è giusto, noi abbiamo la nostra. Latte, alimento per lattanti, lo dice stesso la parola. Fino a 4 anni, 5 anni possiamo bere il latte, quando abbiamo la lattasi. E più stiamo bevendo il latte di un'altra specie. Noi siamo umani, non siamo bovini. Un bovino in 7 mesi, come diceva l'Alessandra, deve crescere 800 kg. Noi non cresciamo 800 kg. E fisiologicamente non è adatto a noi. Perciò siamo qua. Ci sono persone che studiano l'osteoporosi e la prima cosa che fanno e dicono ai loro pazienti: non bevete il latte. Il latte è un alimento acido, il vostro pH è alcalino, lo diceva Veronesi. Qualsiasi male si sviluppa in un ambiente acido, non in un ambiente alcalino. La decornazione dei bovini, cosa succede? La maggior parte delle persone che vede una mucca con le corna lo scambia per un toro, perché se vedete le mucche nella maggior parte delle volte negli allevamenti non hanno le corna, per una questione di sicurezza dell'operatore, capite? Gli animali vengono mutilati. Aspetta, che e la gente metto. Non lo sa, non lo dicono. Eccolo. Vengono tagliati col tronchese, vengono tagliati con i fili di nylon, vengono bruciati con l'acido, vengono bruciati con la soda caustica. Noi non siamo qua a raccontare balle e frottole a nessuno. Siamo qua perché siamo attivisti per i diritti degli animali. Loro in questo momento non hanno voce, l'unica voce siamo noi. Perciò siamo qua non a scontrarvi con voi, ma cerchiamo un confronto, cerchiamo di dire perché devono finire così questi animali, perché, cosa hanno fatto di male, ma neanche al peggior nemico si augura una roba del genere. Come possiamo parlare di bullismo nelle scuole quando in tavola abbiamo morte, sofferenza, distruzione?
La pace inizia veramente dal piatto. Tutto è collegato, davvero. Questo in Italia è legale, eh? Questo lo fa Cremonini, questo lo fanno tutti. Questo anche negli armamenti succede, lo fanno. Cosa c'è di umano qua? Noi chiediamo veramente, riappropriamoci dell'umanità persa. Non c'è nulla di umano. Guardate i loro occhi, hanno terrore. Cosa vuol dire che hanno terrore? Perché provano delle sensazioni, provano delle emozioni. Allora perché fare male a un individuo che soffre, che ha paura? Se fosse un cane saremmo qua tutti indignati. Non è un cane, allora fa niente, è un'altra specie. Allora siamo qua a parlare proprio di antispecismo, il rispetto di qualsiasi forma di specie. Perché abbiamo categorizzato una mucca da mangiare e un cane da coccolare? Una mucca in India è sacra. Noi ci indigniamo quando vediamo in Cina queste immagini quando mangiano i cani, ma noi non siamo diversi, mangiamo il coniglio, mangiamo il cavallo. Perché? È solo una questione di abitudine, è solo una questione di cultura. Perciò siamo qua, l'uomo è in continua evoluzione, l'uomo deve crescere. Ora, oggi come oggi, basta mangiare animali, basta indossare animali, basta usare animali, perché vengono mangiati, vengono indossati, vengono testati, vengono usati, ridicolizzati nei circhi, negli zoo, nei delfinari. Lasciamo gli animali liberi, noi siamo animali, animali umani, noi vogliamo la libertà. E allora perché il pesciolino deve stare nella boccia o nell'acquario, scusatemi, perché? Perché un tacchino deve stare in una gabbia? Perché è bello un tacchino, un pavone, perché è bello deve stare chiuso in una gabbia? No, assolutamente, la libertà per tutti, e noi lottiamo per la libertà di tutti. Perché oggi veramente mangiare animali, oggi è catastrofico, è distruttivo, e non siamo qua appunto per giudicare nessuno. E perché non ci sentiamo superiori a nessuno, abbiamo smesso di mangiarli, abbiamo smesso di indossarli, di usarli e di ridicolizzarli. Loro non hanno fatto veramente nulla, nulla, e provano emozioni, io ribadisco qua, perché loro soffrono, perché un individuo soffre, non è giusto che soffra. E qua ci fa capire che possiamo veramente, oggi l'alternativa c'è. Io ho aperto una pasticceria, la mia pasticceria è 100% vegetale. La gente mangia i miei dolci e non se ne accorge neanche che dentro non c'è latte, non c'è uova, non c'è burro. Dobbiamo tornare a come cucinavano i nostri nonni. Dobbiamo tornare a un'involuzione per un'evoluzione. Basta. Il mercato purtroppo oggi uccide solo in Italia 577 animali ogni secondo. Io parlo solo di macellazione legale, non sto parlando di macellazione abusiva. Io non sto parlando di macellazione ittica, io sto parlando solo di macellazione in Italia legale. Sono 577 animali uccisi ogni secondo. Quando voi entrate nei supermercati, è una camera mortuaria, quanti se ne butteranno di questi? Sono stati fatti nascere per poi essere smontati pezzo per pezzo, a volte anche cosciente, perché dovete sapere che l'animale quando andrà al macello non lo uccidono, l'animale lo stordiscono, perché il cuore deve pompare in modo tale che il sangue esca fuori dalla carcassa, altrimenti la carne non è buona. Ve lo può chiedere qualsiasi, chiedete se avete un amico macellaio, un amico allevatore, cosa succede? Che questi animali si svegliano, vengono smontati pezzo per pezzo coscientemente. Ma quanta bella gente che c'è, io credo che c'è veramente speranza per un mondo migliore. Quando mi dicono ma la gente è insensibile, invece no. La gente, io credo che sia veramente sensibile, perché siamo i primi, quando arrivano, c'è qualcuno da aiutare, andiamo subito a aiutare. È che tutti hanno empatia, è che siamo stati assopiti da questo sistema, dal Grande Fratello, dal calcio, dalla pericena, e allora non ci fa pensare, e non ci vogliono pensanti. Se incominciamo veramente a pensare, diventiamo pericolosi. Provate a immaginare, la gente comincia a prendere consapevolezza, a capire che bisogna boicottare determinati prodotti. Ciò che fa male alla salute dell'uomo,
ciò che fa male alla salute del pianeta, ciò che fa male alla salute degli animali, va boicottato, perché tutto ciò che facciamo si ripercuoterà contro di noi, è il karma, è la legge dell'attrazione, è così, io ci credo. E invito tutte le persone, lui è Massimo Manni, e lui è un esempio, lui è un ex allevatore, andate a vedere su Facebook, sui social, lui ha portato le sue pecore, le ha vendute a un allevatore, al macello, e tornando indietro se le riprese tutte, adesso ha aperto un'oasi a Roma, com'è che si chiama Ale, perdonami, là. Capra libera tutti, e ha tutti animali liberi, perciò vi chiedo veramente, andate a trovare queste realtà. Ci sono un sacco di realtà dove gli animali da reddito diventano animali da compagnia. Praticamente ci sono un sacco di posti dove salvano gli animali e interagiscono con noi. Un maialino, dopo la seconda volta che vi vede, vuole i grattini sulla pancia, proprio come il vostro cane, non è diverso. E chiedete alle persone che hanno avuto un maiale in campagna. È la stessa identica cosa. È che siamo stati noi a categorizzare una specie di serie A e una specie di serie B, e qua ribadisco che cos'è lo specismo, e oggi siamo qua appunto per parlare di antispecismo, il rispetto di qualsiasi forma di specie. Io rispetto, come vi dicevo prima, anche una zanzara, come non posso rispettare una persona con un colore diverso dalla mia, una persona che ha un orientamento sessuale diverso dal mio. Tiriamo giù tutte queste barriere che abbiamo creato. Insegnano quando loro emigrano, quando hanno bisogno dei documenti. Loro dalla Tanzania al Kenya non vogliono i documenti, non ci sono muri, non ci sono barriere. Loro ci insegnano, davvero. Guardate questa foto qua. Come possiamo farci pellicce? Come possiamo farci grasso? Come possiamo? Guardate, le immagini parlano. Ci si apre il cuore. Questo ci fa capire che non siamo veri carnivori. Quando ci sono delle scene brutte, la maggior parte della gente non vuole vedere queste scene. Questo è perché? Perché dentro di noi c'è empatia, questa empatia è assopita, è addormentata. Però ce l'abbiamo dentro, non vogliamo vedere, però c'è dentro. Un vero predatore, lui non ha empatia, lui è una macchina da guerra, lui deve mangiare, altrimenti muore, soccombe. Questo è la vera natura. La vera natura, noi quando eravamo frugivori, quando mangiavamo frutta e cagavamo semi e piantavamo su alberi, era la nostra funzione. Ora non più. Ora siamo il virus più disastroso al mondo, e noi ci reputiamo la specie più evoluta, la specie più intelligente, e stiamo distruggendo il pianeta solo per una questione di ego, perché ci piace la bistecchina, perché ci piace la pelliccia, perché ci piace il circo, perché ci piace andare in giro in auto. Ognuno deve fare il suo piccolo. Nella raccolta differenziata, usando poco la macchina, andando in giro in bici, utilizzando elettrodomestici con un impatto ambientale minore, ma la prima cosa da fare è non comprare il superfluo. E oggi come oggi, mangiare animali, usare animali, è superfluo. Margherita Hack, 92 anni, premio Nobel, astrofisica, non ho mai mangiato animali, mai mangiato animali. Leonardo da Vinci, 500 anni fa, lui era già animalista, comprava i piccioni a Firenze e li liberava. Gandhi, mai mangiato animali. Einstein, mai mangiato animali. Ippocrate, tutti che fanno giuramento su Ippocrate, il medico dei medici, già diceva non bere una secrezione mammaria di un'altra specie, tu sei umano, non sei un bovino, questo già più di 2000 anni fa. Perciò noi non siamo migliori di voi, abbiamo solo capito che mangiare animali, indossare animali e mangiare i derivati degli animali, perché non ci dimentichiamo che una mucca in natura vivrebbe 20-30 anni, in un allevamento ne vive 5, sfruttata, perché ogni anno deve fare il cucciolo, perché il cucciolo, ovviamente, se non c'è il cucciolo non c'è il latte, e il latte serve a noi, questo è il latte. Qua siamo entrati 2 mesi fa in un allevamento intensivo nelle zone dell'Odigiano, e ci dicono che queste scene è tranquillo, non esistono in Italia. No, andate a farvi un giro in questi posti, questo è la gabbia di contenimento, questo è un vitello maschio che non farà latte. Lui per la catena alimentare non serve,
non farà latte, perciò è una spesa. Allora cosa ha pensato bene l'Italia, perché questo è un prodotto italiano, in giro nel mondo non c'è, ha pensato di metterlo dentro in un box, farlo ingrassare e per 3 mesi, in modo tale che la massa muscolare non si sviluppa, in modo tale che si diventa solo grasso, perché qua ci sono ore di luce, 20 ore di luce, in modo tale che lui sta sveglio tutto il giorno e ha fame, ha fame, ha fame, ma è fermo, ha fame, mangia e fermo, ha fame, mangia e fermo. E in più questo animale non vede terra, questo animale mangia ormoni, questo animale, allora se vi chiedete, la pigmentazione di un manzo è rossa, la pigmentazione di questo animale è bianca, perché? Perché la carne, il mercato vuole la carne bianca, allora lo inducono a tenerlo così, poco da mangiare, poco da bere, poco ferro, questo funziona, poco ferro in modo tale che la carne è bianca. Chiedetelo a un macellaio, chiedetelo a un allevatore, chiedetelo. Noi siamo qua oggi per informare, non per giudicare, per mettere questo muro di consapevolezza, perché un popolo informato non può essere manipolato. Noi entriamo in questi posti non invitati dagli allevatori, rischiamo la galera, rischiamo di essere sparato, ma qualcuno lo deve fare. Quando non ci invitano, normale, come possiamo mostrare alla gente che gli animali vengono mutilati, come possiamo mostrare alla gente la detenzione di questi animali? La gente ha coscienza, la gente apre gli occhi, grazie a voi, e ovviamente credo che non finanzia più questa tortura, questa mattanza, questa aberrazione, perché è questo quello che succedono, quello che stiamo facendo agli animali. Se ci pensiamo, questi animali sono dei lager, se ci pensiamo a quello che hanno fatto i nazisti e gli ebrei, noi lo stiamo facendo a loro, sono chiusi delle gabbie, in dei campi di concentramento, non vedono mai la luce del sole, non hanno un nome, hanno un codice identificativo. Se ci pensate, è rimasta la stessa prepotenza, è rimasto lo stesso proprio, ma comunque sono cambiati degli individui, sono cambiati degli individui. Adesso vi voglio mostrare Latte Sorresina, lì è un'altra indagine che abbiamo fatto noi. Siamo andati, ci raccontavano docce e massaggi, avete visto la pubblicità di Sorresina, docce e massaggi? Noi siamo entrati nel cremasco, Sorresina è verso il cremasco, e siamo entrati dentro un allevamento di Sorresina. Vi posso garantire che docce e massaggi non abbiamo trovato, abbiamo trovato animali chiusi a catena, li metti Sorresina dopo. Abbiamo trovato animali a chiusa catena, animali con la cacca fino alle ginocchia, animali al freddo, altro che docce e massaggi. Noi entriamo dentro in questi posti appunto per far capire alla gente, non fatevi imbambolare, fino a pochi anni fa l'acqua dell'uliveto era l'acqua della salute ed è l'acqua con la più alta percentuale con residuo fisso. È stata citata e ha dovuto ritirare la sua pubblicità, ve la ricordate? L'acqua dell'uliveto la spacciavano per la nazionale, vi raccontano un sacco di frottole. Docce e massaggi, adesso vedete cosa c'è, altro che docce e massaggi, qua 40 km da Milano, siate consapevoli di ciò che bevete, di ciò che mangiate. Questo è, non è solo Sorresina, questo è Cremonini, questo è Veronesi, questo è quello che si cela dietro un bicchiere di latte. Questo è quello che stiamo facendo a questi cuccioli. Guardate, avete capito? Io faccio un appello alle mamme, questo cucciolo è morto perché serve a noi il latte. Latte, alimento per lattante, noi non siamo dei bovini, noi siamo degli umani, perché ancora ci veramente ancora ci ostiniamo a usare una secrezione mammaria di un'altra specie che non ci fa neanche bene. Ma può farci mai una roba del genere? Animali chiusi a catena, animali torturati che non vedono mai la luce del sole, animali drogati perché questi animali prendono antibiotici, perché se no si ammalano in queste condizioni. Per arrivare alla macellazione più velocemente danno ormoni, perciò sono drogati. Sono animali ingozzati, sempre perché il processo di macellazione deve avvenire sempre più velocemente. Sono animali torturati perché vivono nel loro liquame, mangiano nel loro liquame, sono torturati e alla fine verranno sgozzati. Ma
questa energia che finirà dentro al nostro corpo, pensiamoci, questa tutta energia fa male a noi, che noi andiamo a benzina, perché andare a gasolio, diciamo, è normale. Questo è quello che abbiamo trovato dentro l'allevamento di Sorresina. Fatevi due domande. Un popolo informato non può essere manipolato, pensate, ci vogliono non pensanti e abbiamo bisogno di gente che scenda come noi. Abbiamo bisogno di persone che scendano, che prendono consapevolezza, perché l'indifferenza uccide, l'omertà sta distruggendo il pianeta. Lo sappiamo benissimo che brucia la foresta amazzonica, ripeto, e non per i mobili dell'IKEA, non per i mobili del mondo convenienza, ma per dare da mangiare animali che mangiano più di noi. La nostra mucca frisona oggi mangia 64 kg di cereali e noi non ci possiamo escludere da questa distruzione. Pensiamoci chi abbiamo in tavola, non cosa abbiamo in tavola. No, no, se oggi è un chilo. Un chilo? No, no. La mucca oggi arriva a mangiare 64 kg al giorno. Poi per crescere un chilogrammo sempre di manzo o di mucca ci vogliono 15 kg di cereali, ci vogliono 15.500 litri di acqua, ci vogliono 4 kg di petrolio, ci vogliono 40 metri di foresta amazzonica bruciata. Il manzo non viene venduto a un chilo, la mucca non viene venduta a un chilo. Verrà venduto 800 kg, perciò fate questa moltiplicazione. 15.500 litri di acqua per 800 kg, 15 kg di cereali per 800 kg, 40 metri di foresta amazzonica per 800 kg, 4 kg di petrolio per 800 kg. Capite? Come me lo giro, ve la giro? Il vegetale vince. Oggi il cibo non si eleva più, si coltiva per un mondo migliore. Pensiamoci davvero, ci raccontano che non c'è cibo per tutti, oggi vengono macellati, parlo solo di macellazioni illegali e di macellazioni terrestre, perciò escludo la macellazione ittica ed escludo la macellazione abusiva, vengono macellati ogni anno 70 miliardi di animali. Come può essere che sfamano 70 miliardi di animali ogni giorno, ogni anno? Con i pesci attorno ai 150, okay. Siamo. Con i pesci arriviamo a 150 miliardi di animali ogni anno. Capite? Noi sfamiamo 70 miliardi di animali che mangiano più di noi e ci raccontano la barzelletta che non c'è cibo per tutti. Non c'è cibo per 7 miliardi di persone, ma c'è cibo per 150 miliardi di animali che vengono sgozzati ogni anno. Capite? Perciò veramente quando noi mangiamo animali, non uccidiamo solo animali, inquiniamo il pianeta perché ci stiamo bruciando la foresta amazzonica, affamiamo il mondo perché, ripeto, 64 kg di cereali ogni giorno mangia la nostra mucca frisona. Questi cereali arrivano nei paesi in via di sviluppo, che è Brasile, che è Africa, che è Sud America. Capite? Noi stiamo distruggendo la biodiversità per un piacere gustativo. Ci stiamo, scusate se parlo così, fottendo il pianeta con le posate. Davvero? È così. E mentre parlo con voi, se brucia un campo di calcio, non ci sono animali, insetti e piante che servono a un ecosistema. Lì dentro ci sono degli attivisti, lì dentro ci sono delle persone che vengono espropriate. Cosa succede? Le grandi lobby che noi finanziamo, perché noi siamo il mercato, paga le milizie per opprimere i dissidenti, perciò noi non ci possiamo escludere da questa catastrofe, perché noi siamo il mercato, noi finanziamo tortura, morte e sofferenza, o possiamo scegliere l'alternativa, che può essere i cereali, che possono essere i legumi, ovviamente non l'intensivo, ovviamente prendendo frutta di stagione, verdura di stagione. Lo so che la gente scuote la testa, ma la gente si dovrebbe informare qual è l'industria che ha più impatto ambientale. Tutti parlano del riscaldamento globale, ma l'industria che ha più impatto ambientale sul riscaldamento globale
è la zootecnia. Il 51% del riscaldamento globale è dato dalle flautolenze delle mucche, dalla cacca di questi animali.